Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario 64 3D, quello! Nello scorso episodio abbiamo completato il Monte Gigante, si chiama, vero? Sì, perfetto, e anche buona parte dell'Isola Gran Piccola. E oggi finiremo questo mondo e andremo verso il prossimo. È anche arrivata l'ora! Capirete? Quando andremo nel mondo 14. In ogni caso, oggi non ci sarà il mega video gigante, perché volevo inizialmente unire il prossimo e l'ultimo mondo di gioco in un unico video, ma non ci conviene affatto. Più che altro perché mi sono ricordato qual è l'ultimo mondo. In ogni caso, adesso devo ovviamente prendere 100 monete e, piccolissimo consiglio, colpite tutti quanti i Goomba che ci sono, appunto, con un Bat Pound, con lo schianto a terra. Il motivo? Easy! Vi danno una moneta da 5 al posto di una moneta da 1, quindi vi conviene fine. Ora, tu vai via! Ok, questo Shy Guy è particolarmente odioso, ma l'ho colpito abbastanza bene, direi, quindi... è vero che ho mancato una moneta, ma non importa. Ora, qua c'è un Koopa. Anche il Koopa vi dà 5 monete. Quindi buon per noi. E qui c'è anche una vita extra. Il problema di quest'isola è che dovete stare attenti, perché ovviamente se cadete dovete ricominciare la collezione di monete da capo, ed è una cosa molto brutta. Ok? Vi servono 76, credo, sì, monete prima di andare dove sono quelle rosse. Quindi non dovreste avere quasi nessun problema, perché ci sono appunto che vi ho detto della moneta rossa, della moneta blu. Ci riuscirò? No, ci devo riuscire. Devo sconfiggere questo Shy Guy. Ci sono 24, ok, ci sono 24 monete nella sezione delle monete rosse. Ce l'ho fatta. Ora, tu vai via. No, devi andare via. Grazie, grazie. Ora, qua c'è un cannone. Il cannone si sblocca dalla buonomba che si trova qui, ma nella sezione grande dell'isola, insomma, quando voi siete giganti. Adesso, nel mondo perfetto, dovrei riuscire a prendere la moneta blu di questo Goomba. Ma questo non è un mondo perfetto, vero? Ma tentar non nuoce, no? Oh, beh, ce l'ho fatta, buon per noi. Ora devo solamente prendere anche questa moneta blu. Nice. E andare avanti, visto siamo già a 49. Vi conviene davvero tanto colpire tutti quanti i Goomba. Ce ne sono ancora un paio che non ho ancora preso. Credo abbia senso la frase, attenzione qui. Questo è il punto più infame di tutta quanta l'isola, ok? Non toccate le sfere metalliche, vi butteranno di sotto. Non toccate per nessuna ragione le sfere metalliche. Inoltre ignorate il tipo timido, ok? Non colpite questo tizio. Se lo colpite cadrete di sotto. È assicurato al... 98%. Adesso tu... Ah, lo sapevo che lo beccavo in maniera strana. Non è un problema, ci sono altri Goomba, ma mi dà fastidio come cosa. Adesso vai. Ok. Questo coso l'abbiamo già incontrato. Dovete semplicemente afferrarlo, lanciarlo e prendere le sue bellissime monetine. Quindi grazie. Qua ce ne sono altre. E dovrei in realtà scendere qua sotto. Non abbiamo però abbastanza monete. Telecamera che si gira e mi fa sbagliare. Grazie. Quindi vi conviene stare attenti. Posso scendere per di qua? Sembra proprio di sì. Allora, vediamo un po'. Volendo potrei anche non tornare nella parte alta dell'isola, nella parte grande dell'isola. Mi sa che non serve, perfetto. Meglio così, davvero davvero meglio così. Quindi tu vieni qua, fatti sconfiggere per bene. Grazie, siamo a 79. Tu pure, grazie. E siamo a 84. Pelo pelo, ma là ce ne sono altre, vero? Mi sembra di sì. Ok, quindi Geronimo! E attenzione a non sbattere contro le pareti, perfetto. Abbiamo il cannone, dovrei stare a posto. Mi fai andare sul cannone, grazie. C'è un altro Goomba, più altre monete, più quelle rosse. Sì, sì, dovrei farcela, no problem. Se non cado nella sezione delle monete rosse. Allora, c'è sempre un tranello, un inganno del Teostra, se mi passate il termine. Quindi cerchiamo di mirare per bene. No, mirare, ok. Per bene. Ce l'ho fatta? Miracolo, seriamente miracolo. E c'è anche una vita extra, quindi grazie.
Fammi scendere, fammi colpire questo Goomba, così prendo le ultime monete che mi servono, grazie. E ricordate il segreto che abbiamo incontrato qua l'altra volta, quando c'era la missione dei segreti? Qui ci potete entrare quando siete piccoli, quindi entriamoci senza cadere, perfetto, ce l'ho fatta. Allora, qui, occhio, state attenti a tutto. Attenti a tutto. Non voglio assolutamente cadere. Ehi, almeno ho preso la stella delle 100 monete, quindi dovessi cadere posso direttamente tornare qua senza quasi nessun problema. Ovviamente voglio salvare. Quindi, attenzione, Mario, perché ti comporti in questo modo? Allora, io mi ricordo che c'era una specie di trick da fare da qualche parte qua. Dov'è? Allora, quanto odio questa missione. Allora, no, no, no. Oh, 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 oh. Oh! Ok, ok. Qui monete che non ci servono più, ma ci sono delle monete blu da prendere. Ok, grazie. Oh no, 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 le fiamme. Siamo a quante? Siamo a 7, ok. Abbiamo raggiunto la fine. Se riesco a non andare troppo in là. Ok, non so come, ma ce l'ho fatta. Questa è probabilmente una delle missioni più complesse per le monete rosse, per non cadere, e per la moneta, la stella delle 100 monete. Ce l'ho fatta. Non mi interessa più niente. Ce l'ho fatta. Sta registrando, vero? Perfetto. Quindi, adesso potete entrare nel prossimo scenario solamente se avete ottenuto, mi sembra, 50 monete. Nella versione originale di questo gioco, 64, non 3D All Stars, era possibile fare un glitch che consisteva nel fare un salto all'indietro così. No, no, mi fai fare il glitch finto? Ok, questo salto vi faceva prendere velocità assurde e vi faceva andare attraverso questa porta. Tuttavia, ora non si può più fare. Non in questa versione, almeno. Nelle vecchie versioni, ossia quella originale, sì, ma non in questa. Adesso è ora di andare avanti, vero? Eh beh, sì. Allora, parlando con questo Todd, però, prima di tutto, bla bla bla, stella! Ok, vi ha dato un suggerimento su una certa cosa che faremo domani, ossia del... com'è che si chiama? Del livello extra che si trova, credo, qua sopra, ok? E noi volendo potremmo già andare al boss finale, ossia là sopra. Solo che non ci voglio affatto andare adesso. E c'è qualcosa... un attimo, se c'è qualcosa qui voglio provarci. Credo ci sia semplicemente una vita, ma... sempre me... aspetta, ci posso arrivare anche così, vero? Sì? Non c'è niente, bene, bene, benissimo. Ora, un po' come il bagnasciuga e l'isola gran piccola, andate nell'orologio quando la lancetta scocca sul 12. Perché? Perché questo vuol dire che... dai, Zawardo! Il tempo è fermato. Esatto. La meccanica base di questo livello è selezionare, o meglio, entrare nel livello a diversi orari per fare le varie missioni. In questo caso alle 12 l'orario sarà bloccato per quello Zawardo. Però in alcune missioni dovete per forza avere l'orario con il tempo che si muove. Ok, ci riuscirò. Grazie Mario. Ovviamente è 100 volte più facile fare tutto quanto quando il tempo è fermo. Ma dovete comunque stare attenti, questo volevo dirvi. E ovviamente devo cadere di sotto. Ma cosa molto importante, laggiù, per esempio, c'è una stella che si può prendere solamente se le lancette fanno TikTok, insomma. Allora, parlando di TikTok... no, 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 no. Ok, non parliamo di cose strane. Adesso devo solamente raggiungere la stella, che non è quella. O è questa? Credo sia questa. Spero sia questa. Sì, 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 è questa. Perché la missione si chiama Roll into the Cage. Cosa in questo caso che non è possibile, visto che non posso rotolare, visto che il meccanismo è bloccato. Ma non importa. Abbiamo preso la prima stella. Buon per noi. Adesso, salvo e continuo ovviamente, doppio salto e ancora una volta time stop. Almeno credo sia fermo il tempo, altrimenti vi conviene resettare. No, vabbè, si muove. E nessun problema, vi mostro come fare le varie cose con il tempo che si muove. Non è così complesso?
Credo? No, non lo è, non lo è, perfetto. Però state attenti soprattutto a queste scatole perché si muoveranno. È 100 volte più facile con il tempo fermo, ok? 100 volte più facile. Consiglio, fate così e saltate al momento giusto per evitare di essere buttati di sotto. Aspetta, ok. Il problema di questo coso è che non afferra mai il... tutto! Esattamente quello che stavo provando a spiegarvi. Ma adesso il tempo è fermo. Perfetto, ok. Allora, questo livello non è uno dei miei preferiti. È bello, per carità lo è, come meccanica soprattutto. Ma se dovete affrontare questo livello, affrontatelo con l'orario sul 3. Se non sbaglio, sul 9 è leggermente più veloce del 3. Sì, e col 6 dovrebbe essere l'orario ancora più veloce. Io non so... gola. Io non so saltare bene, a quanto sembra. Che devo fare qua? The pit and the pendulum. Ok, perfetto, devo andare un po' più avanti allora. Però sì, state attenti. Molto, molto, molto attenti. Allora, io credo di poter randare laggiù con un salto strano. Non ci voglio provare perché non è la stella di questa missione, ma mi sa che ci si può arrivare, anche se non lo farò, non oggi. Allora, eccoci qua. Ora. No! Come? Come? Ok, allora, qui... Oh, a quanto pare non è attaccato al muro. Me tapino, me ingenuo. Adesso che lo so, posso andare avanti, almeno spero. Allora, vita extra che in effetti ci serve grazie... Attenzione a questo coso, vi butterà via. Oh, miei dei, come devo fare qui? Oh, no! No! Ok, non so come, ma siamo tornati qua sotto. Va bene, riscalo tutto quanto. Capito perché non mi piace tanto questo livello? Ok, come ho già detto, di meccanica è bello, ma... Mio Dio! Qua cosa mi dai? Monete, ok, sarà utile come cosa per la stella delle 100 monete. Il punto è che devo andare qua. Come ci arrivo qua così? Ed era così complessa come cosa quanto sembra. Eccolo là, perfetto. E qui c'è anche la cosa delle monete blu che... Vediamo un po' dove spawnano per dopo. Là sopra, ok, perfetto. Ci servirà per la stella delle 100 monete più tardi. Occhidoki, ce l'ho fatta, finalmente! Allora, è questa la missione che richiede di usare le lancette? Mi sembra di sì. Intanto, salvo e continuo ovviamente, direi di provare con il 3. Perché la cosa dovrebbe essere più classica con il 3, di velocità intendo. Sì, get a hand, nel senso la mano dell'orologio. Sì, 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 è lento, non troppo veloce, dovrebbe andare abbastanza bene la cosa. Mai, e dico mai, provate con il 6. Non dovete fare nessuna missione con il 6. Non fatelo, è tempo doppio se non sbaglio. Sono davvero tanti dolori col tempo doppio. Quindi adesso io, come una brava persona, ora, perfetto, farò così. Oh, così si fa, perfetto. Attenzione ai cosi. Adesso devo solamente aspettare che la mano dell'orologio arrivi da me. E poi aspettare ancora un bel po'. Quindi velocizzo. Vorrei davvero tanto, ma vorrei prima vedere la mano dell'orologio, quindi... No! Ci sono le fiamme, appunto. Dov'è la mano dell'orologio? Eccola là, ok. Dovete in sintesi salirci sopra e aspettare. Quindi in quel caso sì, farò un una micro velocizzazione. Occhio alle fiamme. Ah, e tanto per, le fiamme non vi raggiungono, o meglio, non dovrebbero raggiungervi quando siete qua sopra, vero? Gioco, telecamera. Ho ragione, ti prego dimmi. Sì, ok. Occhio alla scossa qui alla fine, mi raccomando. Non prendete la scossa. E detto questo, abbiamo preso la stella. Ok, siamo a 3 stelle, giusto? Sì. Devo provare a prendere, non dico tutte, ma minimo 5 stelle, ok? Tanto, in effetti potrei anche... Ok, allora. Oh, aspetta, che velocità è? Non lo so, però... Ok, allora, in questo caso... Mi conviene andare qui un attimo perché sono sicuro che... Esatto, uscire e andare a tempo fermo. Ah no, aspetta!
No, 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 non può essere a tempo fermo. Ok, devo scalare tutto quanto senza perdere. E a tempo a 9. Oh no, che pizze. Vabbè, tentar non nuoce, se cado poi si taglia e nessun problema. Però sì, dobbiamo adesso raggiungere un Twomp che si trova sulla cima dell'orologio. Quindi attenzione. Vai. Perfetto, ok. Ah, perfetto, niente. Ok, piano piano sto salendo. Il problema è che ho una paura immensa perché, come ho già detto, sono abituato a fare questa cosa con il tempo zaguardo, ecco. Però in realtà al livello 3, o meglio al 3, è abbastanza facile, quindi va bene. Ma come vi ho già detto, non andate mai al 6. Mai fare 6. Il 9, va bene, già è più fattibile, ma il 6, no. E adesso questa piattaforma gira, quindi posso andare là sopra senza quasi nessun problema. Ovviamente con il tempo fermo bisogna saltare in una piattaforma statica, mentre con il tempo che si muove no, ma qual è il problema? Dov'è che devo andare? Ah, là sopra, ok, giusto. Ah, in effetti devo andare là sopra, quindi... Allora, devo andare là sopra? Devo andare qua sopra? Oddio, no, mi sono perso. Capita... Ah, no! Vediamo... sì, mi sono perso. Ok, allora, dov'è che devo andare? So che c'è una uscita strana da qualche parte. Ah, me lo sono ricordato! Sì, è qui. Bene o male nel punto in cui abbiamo visto quella specie di piattaforma che vi lancia. Devo adesso andare non più dove sono andato, ma qua sopra, vero? Almeno è l'unica cosa che mi viene in mente. Esatto, perfetto. Quindi qui bisogna andare. Attenzione qua. Ok, qua le piattaforme devono combaciare per forza, quindi... Se non combaciano, sono nei guai. Ok, parlando di combaciare. Ok. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Quasi ce l'ho fatta. Allora, aspettiamo un turno. Dai, dai, ok. Gira così. Aspetta un attimo. Dai. Ok, perfetto. Ok, riuscissi a vedere un po' di più, magari potrei anche provare ad andare qua sopra. Ok, questo è il nostro obiettivo. Laggiù c'è un'altra cosa che... Ora, come ora non ci... Serve. Come ho fatto a sopravvivere, non lo so neanche... Che io... Quanto detesto alcune volte questo gioco. Allora. Così. Oh, perfetto. La registrazione funziona. Fate spingere i pistoni. Ok, e poi andate voi. Nella versione DS... C'è una stella extra qua, ovviamente. È abbastanza facile da prendere, ma... No, 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 no! Ok, 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 va tutto bene. Meglio aspettare il prossimo giro, tanto per essere sicuri. Dopo aver fatto tutta questa strada, non voglio assolutamente sbagliarmi. Ok, girati, so che ti vuoi girare. Perfetto, perfetto. Oh, ancora... No! No, no! Ok, può succedere questo. Che la lancetta vi intrappola per un po'. Ora però vuol dire che devo aspettare che torni qua. Si velocizza. Anzi, ho tagliato perché si fa prima. Adesso si velocizza. E siamo arrivati, adesso dovete salire sopra al Twomp. No. Così. E no, è vero, questo è un Twomp strano. Ah, perché hanno... Ah, vi spiego, sono abituato al fatto che i Twomp sono lisci sulla loro testa. A quanto pare... No, 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 no. Allora, siamo tornati qui. Non devo fare niente se non un doppio salto. Ok, ci voleva così tanto a prendere questa stella? A quanto pare sì. In ogni caso abbiamo preso la quarta stella. Oggi non prenderemo quella delle monete perché la prenderò domani velocizzando tutto quanto, perché non mi va affatto di stare qui 100 anni. Un'altra volta fermati, time stop. Ok, vediamo un po'. Ah, ok, questa missione richiede il tempo. Yay! Tanto per dire, questo punto della missione
Si raggiunge, se non sbaglio, andando sempre... Vai! Andando sempre verso la cima, dove abbiamo preso la deviazione dal tizio che bilancia, ma... Devo comunque fare altre cose? Ora come ora non ricordo. Vediamo un po' com'è la situazione, insomma. Devo riscalare tutto questo orologio un'altra volta e poi ancora, e poi ancora, finché non avremo finito il mondo. Ma è normale, standard come cosa. Si muove? Eppur si muove! Ok, perfetto. Però i salti li ho fatti bene per stavolta. Allora, i moving bars, come li ha chiamati il gioco, sono in sintesi i pistoni che abbiamo visto prima che ci stavano per spingere di sotto, che ancora non ci hanno spinto di sotto, che a breve ci spingeranno di sotto. Questo qua, insomma. Quindi devo semplicemente raggiungere quella zona e poi avrò quasi fatto. La missione delle monete rosse la faremo oggi, tanto è la missione delle monete rosse più facile del gioco, quasi. Beh no, quella più facile è quella in Lethal Lava Land, ma non importa. Vita extra, adesso devo andare qua. Come vi ho detto non è affatto necessario andare a velocità superiori alla numero 3. Quindi, sì, cioè alla 1 in sintesi. Alla 1, alla 2, alla 3, alla 23! Mi chiamo Lola e sono spagnola. Ora, non devo andare là. Devo andare qua... Sopra, ok, perfetto. Questo è il punto esatto. Adesso aspettiamo il momento giusto per fare un bel salto all'indietro e salire qui e poi qui e poi qui e prendiamo la stella. Olè! Ah, potrei anche prendere quella delle 100 monete. Dovrei, in effetti, però. Va bene, ci provo. Salva e continua. Come vi ho già detto, la missione delle monete rosse si fa a tempo fermo. No, seriamente, cioè, c'è scritto anche stop time for the red coins. Time stop. Si trova qua, o meglio ma scusi, signore, no, mi butto di sotto adesso. Cos'è questa storia? Ero sul 12, caro. Ero sul 12, ovviamente potrei anche uscire premendo start e appunto uscendo dal mondo, ma poi mi ributta nella lobby principale, insomma, cosa stupida, visto che io voglio semplicemente riprovare, ma non c'era un tasto riprovare, quindi adesso siamo qui. E, con tutto che non si muove, posso prendere le monete rosse, ok. Visto com'è facile? Non è facile, però è tutto qui. Mi chiedo fino a dove io possa arrivare. Oh, nice. Erano 10 quelle? Wow. Dove posso arrivare? Senza velo... Oh mio Dio, mi fai fare un salto? Mi sto stancando leggermente, si sente, vero? Allora, vai qua. Oh, grazie. Dicevo, quanto possa io arrivare avanti senza il tempo? Mi sa che posso anche andare avanti senza attivare il tempo, insomma. Detto così è strano, ma lo so, non importa. Allora, 5, 6... Fatela voi questa missione con il tempo che si muove. Si può fare, eh? È fattibile. È mezza impossibile, ma si può fare. Quindi, eccoli la stella. Adesso, di fronte a un bilico sono. Rifare tutto il mondo prendendo le monete. Ok, ci provo. Ora, vai qua. Devo esplodere, o meglio, devono esplodere queste bombe. Quindi proviamo a prendere anche la stella delle 100 monete, ok? Tanto, ehi, al massimo riprendo le monete rosse off camera. Qual è il problema? Voglio però mostrarvi alcuni punti che non vi ho ancora mostrato dove appunto prendere le varie monete. Quindi finiremo questo mondo al 100%. Che cosa bella. Qua due monete, che non ho mai preso e non so perché. Qua c'è un'altra di queste scatole che vi dà... quante, vediamo? Tre monete. Ok, speravo un po' di più, ma... non importa. Ah, perché 2 più 3 fa 5, ecco perché. Allora, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. Avessi la mappa come in Super Mario 64 DS, potrei quasi senza nessun problema vedere dove sono. Per poi esattamente cadere là. Cosa molto divertente visto che sono caduto là. Allora, qui... tre monete, grazie, ok. Adesso direi di continuare ancora un po'. Ci sono così tante monete blu poi che... in effetti sembra quasi uno scherzo. Da quante ce ne siano. Mi sembra che siano 40. Qualcosa del genere. Quindi dovete prendere alla fine poche monete. Per prendere la stella delle 100 monete ovviamente. Quindi basta. Allora, qua ci posso arrivare con un salto all'indietro. Abbiamo già visto questa cosa. Non andare verso la parete, Mario. Ok. Salto all'indietro. Perfetto. Devo prendere tutto. Ovviamente.
Grazie. E si va su un'altra volta. Il coso che vi lancia è sempre attivo, ok? Quindi attenzione a come prendete le monete, perché questo coso potrebbe lanciarvi via. E se lo fa sono guai, sono davvero tanti guai. Devo però fare questo salto. E io non sono mai stato bravo a fare... L'ho fatto bene, bene. Quel salto, quindi attenzione. Occhio. Devo correre verso le monete, quindi 1, 2, 3. No, lo sapevo. Ma quanto io mi odio. Ok, va bene, va bene. Ricomincio un'altra volta. Piano. Ok, perfetto. Siamo già a 82. Che non è affatto male come cosa. Il problema è che adesso devo tornare indietro. Geronimo! No, 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 no. Ok, sì, 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 sì. Sì, siamo tornati quasi in vita qua. Siamo a 82, non voglio... Allora, io detesto. Ok, va bene. Mi sono lamentato più volte della telecamera, ma la cosa più fastidiosa è questa. Guardate, mi giro, guardate. Wow, wow, Mario deve fare il gran giro del... Non lo so, non può fare così. No, non lo può fare, perché sarebbe troppo meccanica come cosa, vero? Comunque sì, questa è una delle cose che detesto di più di questo gioco. Se non la cosa che mi fa non apprezzare così tanto questo gioco. Lo so che è uscito tempo fa. Lo so che dovrei essere più clemente. Ma non lo sono. Perché dovrei esserlo? Perché non posso prendere le monete. Oh mio Dio, non posso prendere. Cioè io ho speso tutto questo tempo a prendere tot monete quando non potevo andare avanti. Oh mio Dio, bene, immaginavo una cosa del genere. A meno che io non possa fare qualcosa di molto... No, mi sa che non si può fare il salto a parete qua, sarebbe un sogno. No, si può fare invece. Non so se riuscirò ad arrivarci, ma... Oh mio Dio, è possibile arrivarci. Però non ce l'ho fatta, non importa. Allora, beh, prendiamo un'altra volta tutte le monete rosse. Ok, e prendiamo prima di tutto questa stella, perché a quanto pare non riuscirò mai ad arrivare a 100 monete in questa missione. Ok, quindi olè! Bene, adesso io credo di fare un taglio. Avete visto dove prendere la maggior parte delle monete e vediamo cosa riesco a combinare con il tempo a 3. Perché ovviamente non ci penso neanche ad andare avanti con il tempo a 6 o a 9. Ci vediamo, non lo so, dalle monete blu. Ok, siamo a 68 monete. Ne abbiamo ovviamente meno perché non abbiamo preso le monete rosse. In realtà ne ho presa una, ma quello non è importante adesso. L'importante è non cadere di sotto, ok? Ora, devo solamente fare la cosa più difficile dell'universo, ossia non cadere di sotto. C'ero anche riuscito a prendere il bordo di quel coso. Allora, signore, grazie. Dicevo, c'ero anche riuscito a prendere il bordo di quel coso. Ovviamente devo cadere poi, ma non importa. Abbiamo fortunatamente un cuore che ridà vita qua. Ti scongiuro, gioco, sono qui da troppo tempo. Ho constatato che non mi piace così tanto questo livello. Rimangio quello che ho detto sul fatto che era un livello me e mi sarebbe potuto piacere. No, non mi piace per niente. Quindi, no, no! Oh mio Dio, come ho fatto, non lo so. E sì, siamo a tempo fermo. A quanto pare è possibile andare qui a tempo fermo. Ah, buone cose allora. Dovrei riuscire a fare... non dico tutto, ma il resto. Comunque sì, tanto per dire, ho fatto una pausa di un paio d'orette. Perché stavo esplodendo, ok? Inoltre piove e ho mal di testa, quindi la gioia. Adesso... Non ho idea di cosa sia là, sperando che non siano monete. No, aspetta, 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 facciamo bene. Siamo arrivati alla fine del video, miei cari. No. No, 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 oh no! Ok. Allora, piano piano riuscirò a... Va bene, mi voglio buttare. Geronimo! Ok, no, no, sì, sì, ok, ok, ok. Siamo vivi ed erano monete, perfetto, ho fatto molto bene a prenderle adesso. Come ho fatto a fare il salto? Così, ok. L'altra volta ho fatto un salto, ho fatto bene. Così, perfetto. Ora, qui si può passare. Piano piano, si può passare. Indipendentemente da quello che qualcuno potrebbe dire, è possibile farlo, ok. Allora,
Adesso, attenzione qui. È l'ultimo stretch. Devo solamente arrivare là sopra. Abbiamo quasi raggiunto la fine. Monete, vero? Dovrebbero essere monete, spero davvero tanto di sì. 3. Me ne mancano 12? Oddio. Non so dove possano essere. Spero di non dover tornare giù, anche perché non saprei proprio dove prenderle. Vita? Spero di no. Monete, please. 10 sarebbero l'ideale, guarda. No, vita. Ok. Allora. Suppongo di aver mancato qualche monetina da qualche parte. Quindi, vediamo dove ho mancato cosa. Là ho mancato qualcosa, bene. Là dentro, ok. Magari è l'ultimissima cosa che farò, credo. Allora, andiamo qua. Qui, qua. Attenzione al fuoco. E adesso. No, no. Ti prego, dimmi che non è una vita. Dimmi che non è una vita. Dimmi che non è una vita. È una vita. E adesso? Mi mancano 3 monete. Come? Come posso ottenere 3 monete? Un attimo solo. Là non c'è niente. Ok, era tanto per controllare. Quindi vuol dire che l'unica mia speranza... Sei l'ultima speranza mia. Sei tu. Ti prego, dimmi che siete monete. Oh! Ce l'abbiamo fatta. No. Non ce l'ho fatta. Aspetta. Ok. Mamma mia! Abbiamo finito questo mondo. Sì! E adesso... Io vi saluto. Posso uscire, vero? Ho salvato? Sì? Ok. Quindi, nella prossima parte di Super Mario 3D All Stars 64, penultimo episodio con le ultime... mi sembra che io debba prendere 9 stelle. Oppure 8. Non ne ho idea, vediamo. See you next time, baby!